sportive presenti sul territorio, anche i bambini possono avvicinarsi agli sport della montagna. In primavera ed estate si può andare lungo i torrenti d'acqua a divertirsi con la scuola di pesca. Durante l'inverno si può andare in alta montagna a imparare lo sci di fondo con lo Sci Club di Terranova. Il massiccio del Pollino nasce circa 20 milioni di anni fa, dal moto del continente africano verso quello europeo. Nei pressi di Terranova, tra Timpa Pietrasasso e Timpa delle Murge, si apre uno scenario suggestivo di eccezionale interesse scientifico. Qui troviamo un museo geovulcanologico naturale, che ci mostra l'origine oceanica di questo territorio. Questi ammassi rocciosi, formatesi nel tempo, sono cuscini di lava basaltica, generata da eruzioni vulcaniche sottomarine, avvenute nell'era mesozoica, circa 135-140 milioni di anni fa. Anche l'uomo ha trovato riparo e sostentamento in questi luoghi sin dall'alba dei tempi. Ne è testimonianza la presenza di uno dei siti preistorici più antichi e importanti d'Europa, la cosiddetta Grotta del Romito, nei pressi di Papa Sidero, dove sulla parete di un masso calcareo sono stati rinvenuti graffiti rupestri di 12.000 anni fa, che riproducono un bue selvatico, il Bos Primigenius. Durante i secoli, molti popoli abitarono in questi luoghi e lasciarono le tracce della loro cultura. Tra questi ricordiamo le piccole comunità Arbresh, che conservano ancora oggi gli splendidi costumi, finemente lavorati e realizzati accuratamente, con le fibre della ginestra, di cui il Pollino è ricchissimo. Favolose fioriture primaverili, proprio di ginestre, coprono gran parte della terra. Orchidee, viole, genziane e campanule dipingono il paesaggio insieme alla grande varietà di erbe officinali usate nella medicina popolare. La vegetazione del parco si distingue per la grande ricchezza delle specie presenti, circa 1700 specie su un totale italiano di 5600, che testimoniano la vastità del territorio e la varietà degli ambienti. Ma ciò che rende unica la vegetazione montana e ultramontana del Pollino è la presenza di una pianta che cresce solo in queste alture, il pino loricato, Pinus leucodermis, emblema del parco, che svetta, isolato in piccoli nuclei, nei piani o sulle creste più impervie, sfidando le intemperie e i venti più forti.
la qualità altamente resinosa delle fibre permette al fusto e ai rami di sopravvivere oltre il corso vitale, trasformandosi in un maestoso monumento arboreo, come sentinella millenaria di queste altissime e impervie rocce. Questi luoghi, conservatisi intatti per millenni, sono l'unico habitat possibile per alcune specie vegetali e animali. Qui nidificano ancora l'aquila reale e il picchio nero, ma l'unicità di questi luoghi è rappresentata dalla presenza degli ultimi esemplari del lupo, Canis lupus italicus, che hanno trovato solo qui un importante rifugio. Tornando a Terranova, possiamo visitare i luoghi di culto, che conservano opere d'arte di eccezionale fattura, realizzate da alte maestranze locali. Del secolo XVII è la chiesa della Madonna delle Grazie, al cui interno è conservato un meraviglioso dipinto databile agli inizi del Seicento. Forse è parte di un trittico, raffigurante la Vergine col bambino, San Borromeo e San Francesco, in atteggiamento devozionale ed ossequiante, con lo sguardo rivolto verso la Madonna. La chiesa parrocchiale, posta al centro del paese, è dedicata a San Francesco da Paola. Fu costruita nel XVI secolo e restaurata nel 1930. All'interno troviamo diverse opere pittoriche di grande rilevanza artistica, come una pala d'altare del XVII secolo e un affresco più recente di autore ignoto, che rappresenta l'ultima cena di Gesù. La cappella di Sant'Antonio, della fine del secolo XVI, conserva ancora le campane originarie. Essa è quanto resta di un antico convento, dedicato a Sant'Antonio da Padova. Alla religiosità è strettamente legata la tradizione musicale popolare. Le particolari feste montane, come quella della Madonna della Pietà, ci fanno riscoprire le antiche melodie dei suonatori di zampogne,